La Juventus vince, batte il Lecce e ritrova Dusan Vlahovic, un giocatore assolutamente ritrovato, un giocatore che aveva bisogno necessariamente di ritrovare il gol e lo fa grazie a una super giocata. Chi poteva essere l'assist man? Assolutamente Kostic, l'uomo che gli ha dato un pallone, devo dire, non perfetto, ma lui l'ha trasformato in gol in maniera davvero eccezionale, quindi complimenti a Dusan Vlahovic. Quello che però continua a convincere poco di questa Juventus è l'atteggiamento. Perché? Perché fa il gol dell'1-0 grazie a Paredes, un altro giocatore che è abbastanza ritrovato sul calcio di punizione, ottimo calcio di punizione, bellissima punizione di Paredes. Poi però c'è il rigore di Sissé del Lecce e successivamente arriva il gol di Vlahovic. Tutto nel primo tempo. Il problema è il secondo tempo, l'atteggiamento della squadra di Allegri nel secondo tempo. Infatti nel primo tempo vediamo un Lecce che, nonostante il 2-1, aspetta assolutamente la Juventus e quindi gioca difensivamente, la Juventus gioca in maniera abbastanza offensiva. Nel secondo tempo la Juventus inspiegabilmente si arretra, si abbassa totalmente, si abbassa pericolosamente, ed infatti Lecce prende coraggio e è una partita di totale sofferenza, un secondo tempo brutto, veramente brutto della Juventus, che infatti soffre maledettamente contro il Lecce, riesce comunque a portare a casa il risultato, riesce comunque a portare a casa la vittoria, ma quanta fatica, troppa fatica per questa Juventus, troppa fatica per una Juve come quella di Allegri, che obiettivamente non può sul 2-1 in casa con Lecce, con tutti i giocatori a disposizione, perché ricordiamoci che erano tutti a disposizione oggi, tranne De Sciglio che si è fatto male durante la partita, speriamo che non sia nulla di grave, anche se sembra qualcosa di grave, però obiettivamente non è così che si fa, ecco, obiettivamente è preoccupante il secondo tempo, cioè, e credo che lì sia proprio un problema di atteggiamento, cioè il primo tempo l'hai comunque giocato a ritmi buoni, ho visto comunque il primo tempo non è Juventus scintillante, però comunque una buona Juventus che ci ha provato, che è riuscita a chiudere qualche trama di gioco, nel secondo tempo letteralmente il nulla, anzi, una Juventus troppo bassa con un Lecce che sembrava a tratti una squadra di metà alta classifica. È una Juventus che comunque trova tre punti importanti, attraverso questa vittoria scavalca la Lazio che a questo punto è a 61 punti e ha l'obbligo di vincere per poter rimanere seconda. Come avete visto la Juventus, soprattutto dopo questo gol, Vlahovic secondo voi è un giocatore ritrovato oppure ha ancora bisogno di qualche altra partita per convincervi? Analizziamo il tutto qui sotto nei commenti.